Una tavola imbandita di ogni prelibatezza è stata preparata stamattina dai genitori degli alunni della scuola Don Bosco di Favara in occasione della festa di San Giuseppe. L'iniziativa, voluta dai docenti e genitori, è servita come momento di aggregazione e socializzazione e soprattutto per regalare un sorriso ai più bisognosi. Una scuola già provata dagli spiacevoli eventi che l'hanno resa protagonista nei mesi scorsi anche a livello nazionale e che oggi invece testimonia che si vuole riscattare promuovendo iniziative di valenza sociale. A benedire la tavola il parroco Don Diego Acquisto, presente anche il poeta dialettale Salvatore Sciortino che ha intrattenuto i presenti con una poesia dedicata al santo. E spostandoci nell'altro plesso della scuola diretta dalla dirigente Brigida Lombardi, ovvero alla Domenico Savio Palmoliva, un'altra iniziativa ha visto coinvolti alunni e docenti. Anche in questo caso è stata allestita una tavolata con dolci e pane dedicati a San Giuseppe. Per l'occasione alcuni alunni hanno dato saggio delle loro capacità recitative. Festa anche al plesso Bersagliere Urso, una lunga tavolata imbandita con dolci e prodotti da forno è stata benedetta dall'arciprete Don Giuseppe d'Oriente. Tanta la gente presente che ha anche assistito alla recita degli alunni. Gli stessi hanno preso parte al progetto della professoressa Franca Vitello che li ha visti percorrere la stretta viuzza che dalla chiesa del Carmine porta alla scuola Bersagliere Urso. Lì davanti al cancello si è messa in scena la recita. L'attività di oggi rientra nel progetto Sfumature Siciliane che è inserito nel piano dell'offerta formativa. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa dal solito, non nella solita minestrata, ma la preparazione delle tavole imbandite nei vari plessi della scuola, a cominciare dal plesso Bersagliere Urso, Don Bosco e Domenico Savio. In più, grazie all'apporto di un esperto esterno che ha fatto una ricerca sulle tradizioni siciliane, ecco, abbiamo avuto l'opportunità di leggere che in alcuni paesi e dai dintorni si fanno delle attività particolari, delle tradizioni particolari. Ecco, la nostra si chiama proprio la Tuppuliata di San Giuseppe, quindi una processione formata da ragazzi della nostra scuola che fanno le parti di San Giuseppe, della Madonna, di Gesù, eccetera, della Sacra Famiglia, che va a bussare alle porte per chiedere quindi aiuto e rifugio. E, arrivati a scuola poi si aprirà la porta, dopodiché tutti i prodotti che sono in tutti i piatti che sono in queste tavole verranno condivise. Ecco, tre cose importanti mi preme sottolineare: innanzitutto la religiosità, poi la tradizione e poi la condivisione. Siamo nell'anno della misericordia, la condivisione è importante perché possiamo, in questo modo abbiamo l'opportunità di dare aiuto alle famiglie bisognose, coloro che non si possono permettere magari di comprare da mangiare, quindi alcuni piatti verranno devoluti in loro favore. Siamo tutti qua a festeggiare San Giuseppe, a festeggiare assieme a San Giuseppe anche la tradizione, quella tradizione che negli ultimi tempi va scomparendo, ma che noi tramite la scuola cerchiamo di riportarla al presente. La Tuppuliatina di San Giuseppe, che abbiamo da poco rappresentato, affonda le radici nella Sicilia antica. Quella povera, povera ma devota e religiosa. La Sicilia dei nostri nonni, dei nostri catananni, quella da cui noi abbiamo le radici. È inutile dire che tutti hanno partecipato con entusiasmo, i bambini hanno seguito le attività pomeridiane con molto, molto interesse e puntualità. Le mamme sono state speciali, con gli addobbi della tavolata, la tavolata di San Giuseppe, e con la preparazione anche della minestra, delle varie pietanze. Allora, la festa di San Giuseppe, ecco, ci vuole indicare innanzitutto, ci vuole dire che è la festa della famiglia, e la famiglia significa amore, calore, significa sicurezza e solidarietà. È bello che queste tradizioni ritornino a rivivere, perché è una forma per educare questi ragazzi ad avere maggiore attenzione verso coloro che mancano del necessario. Ecco, che il Signore benedica tutti quanti e li aiuti a realizzare tutti quelli che sono i progetti di solidarietà e di amore nella società.